41 anni e 8.160 preferenze che valgono la palma del più votato in provincia di Chieti. Nicola Campitelli, coordinatore provinciale della Lega, architetto di Castelfrentano, dal 2015 convinto sostenitore di Matteo Salvini, ma precedentemente schierato nell'area centrista dell'UDC, si dichiara ora pronto a sostenere la grande responsabilità di rispettare ogni punto del programma elettorale per il bene di un territorio che lo ha votato in tutti i 104 comuni della provincia. Con la dote di preferenze in suo possesso, difficile immaginare che non reclami anche un posto nell'esecutivo. E cosa ti ha detto Salvini ieri nell'incontro all'Aquila? Una cosa molto semplice: adesso bisogna prendersi il bel programma che abbiamo fatto, metterselo sulla scrivania e cominciare a spuntare tutte le cose che abbiamo detto durante la campagna elettorale. Ci abbiamo messo la faccia e la prima cosa da fare è iniziare subito a lavorare per il bene della nostra regione, per il bene soprattutto della provincia di Chieti, che in questi anni purtroppo è stata un po' messa da parte. Quindi il mio impegno è innanzitutto rappresentare questo territorio, la provincia di Chieti, e cercherò di dare veramente anima e corpo, così come ho fatto in campagna elettorale, per rappresentare questa terra. Lega che ha un ruolo fondamentale, preferenze che pesano, come peseranno anche nell'ambito dell'esecutivo della giunta regionale. Un posto d'assessore per Nicola Campitelli è quale? Beh, vediamo, io adesso non parlare già di assessorati, non dico che è prematuro perché ieri con Salvini abbiamo già parlato. Voglio dire, sicuramente bisogna fare tutto e anche subito, perché l'Abruzzo ha bisogno di una squadra forte che inizi a lavorare. Un posto chiaramente probabilmente ci potrebbe anche essere, però adesso vediamo. Abbiamo nei prossimi giorni ancora tempo per parlare e discutere di tutto. Importante è iniziare subito. Ecco, una regione che aspetta tante risposte, infrastrutture, posti di lavoro, la vocazione turistico-ambientale. Come ti relazioni a tutto questo? Beh, l'Abruzzo e soprattutto la provincia di Chieti è un territorio magnifico, è un territorio, credo che dal mare alla montagna è una delle perle più belle della nostra regione. Sicuramente noi siamo per lo sviluppo, siamo per le infrastrutture, quindi non possiamo sicuramente rimanere ancora con il carro e con i buoi. Sicuramente bisogna andare al passo con i tempi. Questo non significa che noi siamo per il sì in assoluto, non, per il no in assoluto, ma nemmeno per il sì in assoluto, per un sì ponderato, per il sì nel rispetto innanzitutto per gli esseri umani, per l'uomo, per l'ambiente, per la natura, però chiaramente abbiamo bisogno, per ripartire con l'economia del nostro territorio, sicuramente di infrastrutture, che a partire dalla viabilità, dalle infrastrutture, ferrovie, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogno anche delle perforazioni delle trivelle dopo il no deciso da parte della gente d'Abruzzo? Beh, io penso che noi come governo, la Lega ha dato già un segnale pesante, ha stoppato tutto per almeno i primi 18 mesi, e senza un piano nazionale per la ricerca di idrocarburi non si fa assolutamente nulla. Questo è stato detto, è stato approvato, diciamo, da questo governo, quindi è una garanzia anche per la nostra regione. Poi la nostra regione sicuramente ha una vocazione più che va verso una direzione di un turismo, verso una green turismo, sostenibilità, la Via Verde, la Costa dei Trabocchi, chiaramente è una fetta molto importante, sicuramente dovremmo andare anche verso questa direzione.